Alla 19ª edizione di Caprile Agri Show, l'assessore Aguzzi ha presentato i corsi di formazione professionale per 96 giardinieri d'arte. Valorizzare la bellezza e la cultura dei nostri territori attraverso la formazione. È questo l'obiettivo degli 8 corsi gratuiti promossi dalla Regione, finanziati con i fondi del PNRR, per formare 96 giardinieri d'arte per giardini e parchi storici. Le Marche hanno infatti partecipato al bando nazionale che metteva a disposizione risorse per formare 1.260 operatori, ottenendo 600.000 euro. Gli 8 corsi verranno realizzati a Monte Roberto e Ancona, a Macerata e Camerino, 2 a San Benedetto del Tronto, a Urbania e Pesaro. Questo è un corso, diciamo così, molto particolare perché è rivolto, appunto, già il titolo lo dice, giardinieri d'arte per giardini e parchi storici. Noi abbiamo sui nostri territori, e qui a Villa Caprile ne abbiamo una testimonianza diretta tra le più belle, o la più bella se vogliamo, di questi territori, di questa regione, noi formiamo con questi corsi delle persone professionalizzate per poter far sì che queste ville storiche, giardini storici, parchi storici siano non solo ben curati, come ovviamente lo sono anche attualmente, ma diciamo così ulteriormente valorizzati per poter, diciamo, accogliere nel miglior modo possibile i visitatori, turisti e altri, ma al di là di questo anche proprio dare ancora un senso più culturale, storico di quello che sono questi giardini. Quindi ecco, incentivare assolutamente l'interesse verso questi luoghi che sono un viatico non solo di bellezza, arte e cultura, ma anche di potenziale turismo e tanti visitatori, come del resto vediamo anche oggi stesso qui a Villa Caprile. Quindi sono usciti i bandi, un impegno per formare 96 operatori nella Regione Marche, un impegno con fondi PNRR di 600 e passa mila euro, è un impegno che come Regione Marche stiamo portando avanti. Siamo assolutamente particolarmente felici perché questa non è soltanto una villa del 600, un fantastico patrimonio artistico e culturale del territorio, ma è una scuola e ha il privilegio appunto di ospitare gli studenti. Qui la bellezza è praticamente pedagogia, ci aiuta molto più delle parole a interiorizzare il senso civico, il rispetto per se stessi, il rispetto per gli altri, il rispetto per l'ambiente.